assassinio dell'erede al trono, il principe ereditario assassinato con la consorte. L'assassinio di Sara ereditario. Il principe ereditario e la consorte assassinati. Arrestato il colpevole. Arrestato il colpevole. Ieri ho fatto bisboccia con Sasha Colorant. Credi a me, non era simpatico alla gente. Gesù Maria, e perché mai? Perché non era democratico. Ride è un bel pasticcio. Mi ha raccontato che vuol dire pasticcio? Tutto andrà meglio. Verrà un'epoca come quella di Maria Teresa, glielo dico io. Glielo dice lei. Meno male che non è un ebreo. Assassinato con le forze. L'assassinio di Sarajevo, il principe ordinario, elezione straordinaria, il principe e il principe con la consorte. L'assassinio di Sarajevo, funerale di terza classe. Ma si intende, eccellenza, ma stia pure tranquillo, eccellenza, sua altezza ha preso subito l'iniziativa. Come? No, scusi, eccellenza, come dice? Oh, anche oggi si sente così male. Perdinci, signorina, è una chiamata di corte, è scandaloso. Pardon, eccellenza, siamo stati interrotti. Agli ordini. Sua Altezza ha preso subito l'iniziativa, tutto secondo gli intendimenti di Sua Altezza. Sua Altezza sarà lietissimo e quindi può stare tranquillo, eccellenza. No! No! Nessuno dei regnanti, no, neppure i familiari, no, nemmeno i parenti. Come? Ah sì, tutti volevano, e invece non verrà nessuno. Un granduca era già pronto a partire, ma per fortuna siamo riusciti a fermarlo in tempo. Ci mancherebbero anche quelli con le loro spiegazioni. Purché alla fine non si arrivi alla guerra. Come? Oh, ma che strano. Di nuovo interrotti, signorina! Come? Ah! Buonissima, eccellenza stupenda! Funerale di terza classe, non fumatori! Buonissima, devo raccontare a Sua Altezza si sbellicherà! Ma è naturale! Il funerale di un principe ereditario è di terza classe, non si discute, non c'è bisogno di fare i salti mortali. A proposito, Sua Eccellenza non ha ancora sentito le pretese incredibili della sua cancelleria, lo dico secondo il cerimoniale spagnolo, noi dovremo fare anche il funerale ad Arstetten e non il semplice trasporto sino alla stazione Ovest. Solo la cripta dei Cappuccini è di nostra competenza, punto e basta. Sua Altezza ha preso subito l'iniziativa e gli ha risposto che dovevano ringraziare se portavamo la salma sino alla stazione. Il resto è affare delle pompe funebri.
comunali. Momentanea, né? La chiassosa esplosione di un malsano isterismo di massa, no! Con autentica virilità, Vienna accoglie la decisione gravida di destino! Ciascuno dimostrava di essere fiero di sentir pulsare nel proprio corpo il battito dell'ora gloriosa che ora si inalba. Benedizione! Benedizione straordinaria! Straordinaria! Grande! Gloria! Brava! Benedizione straordinaria! Le guerre sono processi di purificazione e rigenerazione, vivai di virtù, ora la parola è alle armi. Lo sa come riassumerò l'atmosfera? L'atmosfera si può racchiudere nelle parole ben lontani dall'arroganza e dalla debolezza. Ben lontani dall'arroganza e dalla debolezza. Questa frase che abbiamo coniato per lo stato d'animo fondamentale di Vienna non sarà mai ripetuta abbastanza. Guardate qua! Cos'è questa roba? È francese? Ma no! È da lì, può restare. Le guerre sono una benedizione, e non soltanto per gli ideali che propugnano, ma anche per l'opera di purificazione che svolgono nel popolo. I tempi di pace sono pericolosi, promuovono troppo facilmente il rilassamento, l'esteriorità. Per tutta la notte la folla è rimasta stipata gomito a gomito nella fitte gasse dove si era ammassata. Senta! Senta come torna a risuonare la marcia del principe Eugenio e l'inno nazionale e come ad essi si accompagna, ma naturalmente, la guardia del Reno nel segno dell'alleanza germanica. Finalmente una persona gentile. Gli altri sono tutti così scorbutici. Ti spianano subito contro i fucili. Sì, è per via di una macchina russa con dell'oro e perciò... Ma una macchina che vuol fermarsi non può farlo così di colpo. Cammina ancora per un paio di metri e allora potrebbe succedere il peggio. Sì, quando uno non si ferma, allora noi li ammazziamo tutti! Tutti li ammazziamo, tutti! Ah! Ah! Ah!
La macchina era già ferma. Perché quello lì è così arrabbiato? Fa il suo dovere e si arrabbia. Al fronte con il nemico va benissimo. D'accordo, ma noi non siamo... Può dirsi fortunato! In Stiria hanno ucciso una croce rossina che era in macchina e ha fatto un paio di metri dopo l'alfa. Han dato il potere al servo. La sua natura non lo sopporterà. Purtroppo in guerra non si possono evitare gli abusi degli organi subalterni. Ma in tempi come questi, ogni riguardo deve essere subordinato a un unico pensiero: vincere! Il potere che viene dato al servo basterà a liquidare non già il nemico, bensì lo Stato! Il militarismo significa un rafforzamento dello Stato attraverso un maggior potere allo scopo di arrivare con questo mezzo allo sfascio finale! In guerra ciascuno diventa il superiore del suo prossimo. L'esercito è il superiore dello Stato, cui non rimane altra via di uscita da questa innaturale costrizione se non la corruzione. Quando l'uomo di Stato si sottomette al militare, soggiace al fascino di un idolo d'abbecedario. L'amministrazione militare equivale all'impiego del lupo come pastore e alla trasformazione del pastore in lupo. Non capisco che cosa l'autorizza una prognosi così cupa. È chiaro che lei, come ha sempre fatto in tempo di pace, da fenomeni secondari inevitabili risale al tutto e prende le mosse da scandali occasionali che considera come sintomi. Ma quest'epoca è troppo grande perché si possa perdere tempo con simili piccolezze. Ma sono piccolezze che cresceranno insieme a quest'epoca. La consapevolezza di vivere in un'epoca in cui accadono cose tanto grandiose innalzerà anche il più misero sopra se stesso. I ladri piccoli, che non sono ancora stati impiccati, diventeranno grossi e li si lascerà correre. Quello che anche il più misero guadagnerà grazie alla guerra è... la provvigione. Chi aprirà la mano si farà vanto di cicatrici che non ha. Come lo Stato, che per difendere il proprio prestigio affronta l'inevitabile guerra difensiva, acquista gloria, così pure ogni individuo. E ciò che il sangue ora versato porterà nel mondo sarà... merciume! Sì! Lei, che lo ha visto dappertutto, sente che il suo tempo è passato, come ha sempre fatto se ne stia pure a brontolare nel suo cantone. Noi altri andiamo incontro a un'epoca di rilancio morale, ma non si accorge che è sorta un'era nuova, un'era grande. La conoscevo fin da quando era piccola così e rimpicciolirà di nuovo. È ancora capace di negare, ma non sente questo entusiasmo, non vede questo giubilo. Può sottrarvisi un cuore sensibile, lei è l'unico. Crede che questo grande moto spirituale delle masse non porterà i suoi frutti? Che questo magnifico preludio non avrà un seguito. Quelli che oggi esultano domani piangeranno. Che importanza ha la sofferenza del singolo? Nessuna, come la sua vita. Finalmente lo sguardo dell'uomo si leva di nuovo in alto. Non si vive soltanto per il profitto materiale, bensì anche per le decorazioni. Non si vive di solo pane. No, bisogna anche far la guerra per non averlo. E animo meschino, come si vergognerà un giorno. Non si richiuda in se stesso quando fuori c'è festa. Le porte dell'anima si sono spalancate e in quest'anima la memoria dei giorni in cui il paese ha preso parte, sia pure soltanto attraverso i bollettini quotidiani, alle gesta e alle sofferenze di un fronte glorioso, non lascerà nemmeno una cicatrice. I popoli impareranno dalla guerra a non dimenticare di farla in futuro. La pallottola è partita e all'umanità entrerà da un orecchio e uscirà dall'altro. We'll be right back.
negare che la guerra, a parte l'effetto positivo esercitato su coloro che devono continuamente guardare la morte in faccia, abbia portato con sé anche una rinascita spirituale. Non invidio alla morte questo fatto di doversi far guardare in faccia da tanti poveri diavoli sbalzati sul piano metafisico dal semplice obbligo universale della forca. A parte il fatto che nella maggior parte dei casi la cosa non riesce. I buoni diventano migliori e i cattivi diventano buoni. La guerra purifica. Ai buoni toglie la fede, se non la vita, e i cattivi li rende peggiori. I contrasti del tempo di pace erano già abbastanza grandi. Lei dunque non crede che dai primi di agosto, quando sono partiti, sia migliorato qualcosa? I primi di agosto? Sì. Era questo il termine di disdetta, quando l'umanità dovette sloggiare dall'onore. Avrebbe dovuto impugnare questo termine davanti al tribunale del mondo. Vergogni! Lei non è un uomo d'azione. Guardi me! Ho fatto la guerra dei Balcani e non mi è successo nulla. Che è successo? Io non vado avanti per tutto l'oro del mondo. Niente, sono i colpi che esplodono. Oddio! E questo? Cos'era? Un colpo inesploso. Non vale la pena di parlarne. Cosa? Un colpo inesploso! Dio mio! No! Non me l'immaginavo così! Vada al coperto! Dove devo andare? Al coperto! Dia qua il binocolo! Che cosa osserva? I fiori di zafferano! Mi ricordano la guerra dei Balcani e così avrei l'atmosfera! Che cosa sente? I corvi che gracchiano come se avessero sentito l'odore della preda, proprio come nella guerra dei Balcani. E il pericolo chiama? Andiamo! Tifone, il pericolo chiama! Gesù, ma quelli là non sono i nostri! Quelli dell'ufficio stampa! No, i nostri!
ho rimediato una polacca. Con i fiocchi, un bocconcino, ti dico. Peccato che non possiamo metterla nella foto di gruppo. E noi mandiamo alla Muschete! Ah ah! Una pupa! Senti, noi si dovrebbe fotografare il cappellano a cavallo mentre dà i sacramenti a un moribondo. Beh, non ci vuole molto. All'occorrenza si può anche farlo finto. Si stende uno per terra. Ah, e poi c'è un'altra cosa che la redazione chiede. Gli serve la preghiera sulla tomba di un soldato. Oh, dice che vanno sempre. Senti, ieri io te ne ho scattata una interessante, ti dico. Un russo morente! Sai, una scena di genere con una ferita alla testa? Oh, aveva uno sguardo, pensa, ha ancora potuto guardare l'obiettivo. Eccezionale! Credi che vada bene per l'interessante? Credi che, oh, me la pigliano? E come? E te la pagano anche? Sì! Ma sai cosa? Ora io comincerò un diario e ci metterò tutto quello che ho visto. A cominciare dalla bisboccia dell'altro ieri. Una polacca con i fiocchi. Sì, 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 proprio con i fiocchi. Ma sì, certo. E tu ne hai di avventure? Beh, io invece lo sai. Mi interesso più di cultura. Leggo molto. Prima, quando stavo giù, beh, anche noi facevamo tante bisbocce e anche un po' di musica, certo. Adesso abbiamo un grammofono che viene dal castello. Senti, ci potresti prestare la tua polacca? Per farcela ballare. L'umile soldato. Il soldato che non ha nome. Ci siamo spinti fino a questa postazione. Non è un granché, ma tant'è, ci accontentiamo che sia in vista del nemico. Purtroppo il comandante non ha potuto esaudire il mio ardente desiderio di visitare un posto avanzato. Avrebbe potuto svegliare il nemico, ha detto. Salute! Oh mio Dio, com'è interessante! Sembra dipinto. Se non desse segni di vita, potrebbe essere un Defregger. No, ma che dico, un Egerlins? Mi sembra di vedere nei suoi occhi un furtivo, furbesco ammiccare. L'uomo semplice! Così! Come Dio l'ha fatto! Come mai? Prima della guerra, io non ho mai visto tutte le splendide figure che ora incontro giornalmente. L'uomo semplice è una meraviglia della natura! In città, mio Dio, com'è insipido! Qui,
Ogni persona è una figura straordinaria, ma dov'è l'ufficiale? Impegnato! Non fa nulla! Dov'è il posto di vedetta? L'avrete certamente, no? Ovunque io sia stata, nella trincea di osservazione, tra le coperture di muschio, c'era per me una feritoia di 5 centimetri. Ah! Eccola! Ah! Giù la testa! Quelli laggiù non sanno dove stiamo noi osservatori! Una punta di naso ci può tradire! Vili? Grazie a Dio giungiamo in tempo. Ora comincia uno spettacolo. Adesso mi dica, signor tenente, se un artista sarebbe in grado di rendere con più vigore, con maggiore efficacia, uno spettacolo simile. Quelli che se ne stanno a casa continuano pure a chiamare la guerra la vergogna del secolo. L'ho fatta anch'io, finché me ne stavo comodamente nell'interno. Quelli che ci si trovano vengono presi dalla febbre di vivere, non è vero, signor tenente? Lo riconosca, lei alla guerra ci si trova in mezzo, lo riconosca! Molti di voi vorrebbero che non finisse mai. No, nessuno. Ergo, tutti vogliono che finisca. Oh! Oh! Questa è una granata? No, era uno shrapnel. Non lo sa. Ovviamente per lei è difficile capire come io possa ancora non distinguere le sfumature dei rumori. Ma da quando sono partita ho già imparato parecchio. E vedrà che imparerò anche questo. Sembra che lo spettacolo sia finito. Che peccato! Era di prim'ordine. Soddisfatta. Che vuol dire soddisfatta? Non è la parola giusta. Chiamatelo amor di patria. Voi nazionalisti, odio del nemico. Voi idealisti, chiamatelo sport. Voi moderni, o spirito di avventura. Voi romantici, ma sì, chiamatelo pure voluttà di potenza. Voi conoscitori della psiche, io la chiamo umanità liberata. Come la chiama? Umanità liberata. Beh, sì, sa com'è, ma se almeno una volta ogni tanto ci mandassero in licenza. Signor tenente, agli ordini. Il sergente maggiore Hoefer è morto. Con che semplicità viene data questa notizia da quest'uomo semplice. Chiamatelo amor di patria, odio del nemico, sport, spirito d'avventura, voluttà di potenza. Io la chiamo umanità liberata. La febbre di vivere mi attanaglia, signor tenente. Mi dica che cosa sta pensando in questo momento. Che sensazioni prova. Dio sia con voi, miei prodi. Dio benedica le vostre armi. Segui, reverendo. Siamo fieri di avere un cappellano così valoroso. Nonostante il tuo nemico si avvicina alla nostra postazione sprezzante del pericolo che incombe. Su, fatemi sparare un pochettino. Dio benedica le vostre armi! Ma...
sparate bene addosso al nemico. Tutto regolare, reverendo. Con l'aiuto di Dio. Vorrei provare anch'io una volta un cannone. Prego, reverendo. Speriamo che c'entri qualche russo. Questo sì che è un bravo prete! È un figlio della nostra bella Stiria! Lo devo scrivere al Grazer Volksblatt! Che postazione è questa? E sarebbe una postazione questa! Ne ho viste di meglio! Sia indulgente, la prego, in così poco tempo! Senta, signor tenente, vorrei sparare un po'. Molto volentieri. Signorina, ma proprio ora c'è una pausa del fuoco e a noi non par vero. Non faccia tante storie. Al cappellano è permesso e a me no. Io sono venuta qui per questo. Lei lo sa che io scrivo solo le mie esperienze personali. Ci pensi? Devo assolutamente terminare il pezzo. È per domenica. Va bene, ma la responsabilità io non me la posso prendere. Ma me la prendo io! Via qua! Allora, come si spara? Così! Ah! Eccoci! Ci risiamo! Ma che cosa vuole da me? L'interessante è proprio qui! Di tutti i problemi di questa guerra, quello che mi interessa più di tutto è il problema dell'ardimento personale. Sono proprio curiosa di vedere se questo sottotenente di vascello... Non ho molto tempo, sia breve. Lei è bombardiere? E mi dica, ha già bombardato Venezia? E si fa degli scrupoli. E allora io le dirò una cosa. Il problema Venezia merita una lunga riflessione. Soltanto un anno fa. Chi di noi non sarebbe inorridito al pensiero che potesse venire bombardata Venezia? E ora, al contrario, se da Venezia si spara sui nostri soldati, e allora anche i nostri sparino su Venezia, tranquilli, alla luce del sole e senza farsi troppi scrupoli. Ma chi lo dice, stia tranquillo, Venezia l'ho bombardata! Oh, bravo! Edizione! Edizione straordinaria! Venezia bombardata! Edizione straordinaria! L'Adriatico diverrà nostro! Straordinaria! In altri tempi la guerra era un torneo della minoranza. Oggi è un rischio meccanizzato della collettività intera. E lei è ottimista? Ma l'evoluzione delle armi non può restare indietro rispetto alle conquiste tecniche dell'età moderna. No, ma la fantasia dell'età moderna è rimasta indietro rispetto alle conquiste tecniche dell'umanità. Ma che forse le guerre si combattono con la fantasia? No, perché se si avesse questa, non si farebbero più quelle. Perché no? Perché in tal caso le suggestioni di una fraseologia, che è il residuo di un ideale tramontato, non avrebbero la possibilità di annebbiare i cervelli. Perché si potrebbero immaginare anche gli orrori più inimmaginabili. E si saprebbe in partenza, come si fa presto, a passare dalla bella frase luminosa e da tutte le bandiere dell'entusiasmo al dolore in uniforme. Perché la prospettiva di morire di dissenteria o di farsi congelare i piedi per la patria non mobiliterebbe più alcuna retorica. Perché quantomeno si partirebbe con la certezza di pigliarsi i pidocchi per la patria.
e perché si saprebbe che l'uomo ha inventato la macchina per esserne dominato, e non si supererebbe la follia di averla inventata con l'altra peggiore, di farsi ammazzare da essa, perché l'uomo sentirebbe di doversi difendere da un nemico di cui non vede altro che il fumo che sale, e intuirebbe che il fatto di rappresentare la propria fabbrica d'armi non offre sufficiente garanzia contro la merce offerta dalla fabbrica d'armi nemica. Perciò, se si avesse fantasia, si saprebbe che è un delitto esporre la vita al caso, che è peccato svilire la morte al livello della casualità, che è follia fabbricare corazzate quando si costruiscono torpediniere per affondarle, costruire mortai quando per difendersi si scavano trincee dove è perduto soltanto chi mette fuori la testa per primo, e cacciare in topaie uomini in fuga davanti alle proprie armi e poi lasciarli in pace soltanto sottoterra. Se al posto dei giornali si avesse la fantasia, la tecnica non sarebbe un mezzo per complicare la vita e la scienza non mirerebbe a distruggerla. Ahimè, la morte eroica aleggia in una nuvola di gas e la nostra vita viene messa agli atti nel bollettino. 40.000 cadaveri russi, irrigiditi nello spasimo sui reticolati, sono serviti soltanto a un'edizione straordinaria che una soubrette ha letto in un intervallo di fronte alla feccia dell'umanità per far chiamare alla ribalta un librettista che ha trasformato il motto eroico «Oro scambiai per ferro» in un'ignominiosa operetta. Il formato del mondo non è mai stato di così gigantesca piccolezza. La realtà ha le dimensioni del bollettino. Il messaggero si è piazzato davanti al fatto e l'ha reso inimmaginabile, e così arcanamente sinistro è l'effetto di tale sostituzione che in ciascuna di queste miserevoli figure che ora ci assillano col loro inevitabile grido di edizione straordinaria, il grido che affliggerà per sempre l'orecchio dell'umanità, mi piacerebbe cogliere il responsabile di questa catastrofe mondiale. La parola stampata ha indotto un'umanità svuotata a perpetrare orrori che non è più in grado di immaginare, e il terribile flagello della riproduzione li riconsegna alla parola, che fatalmente crea un male che a sua volta si rigenera. Tutto quel che accade, accade solo per chi lo descrive e per chi non lo vive. Una spia condotta al patibolo deve fare un lungo percorso perché la gente nei cinema possa distrarsi, e deve guardare ancora una volta la macchina da presa perché quelli nei cinema siano soddisfatti dell'espressione. Non mi faccia proseguire questo filo di pensieri fino al patibolo dell'umanità. Eppure debbo farlo, perché io sono la sua spia in punto di morte. E il sentimento che mi stringe il cuore è l'horror di quel vacuum che questa inaudita pienezza di eventi trova negli animi e nelle macchine. Che i grandi eventi siano accompagnati da fenomeni poco puliti è un fatto secondario inevitabile. È ben possibile che il mondo non sia cambiato di colpo nella notte del 31 luglio 1914, come pure mi pare che la fantasia non sia tra quelle qualità umane che trovano applicazione in tempo di guerra. Ma se la capisco bene, lei vuol negare in linea di principio che una guerra moderna lasci spazio alle qualità umane. Mi ha capito bene, non lascia spazio alle qualità, se non altro perché il fatto stesso della guerra moderna vive della negazione delle qualità umane. Non ne esistono. Ma cosa esiste? Allora, esistono quantità, numeri, che si diminuiscono a vicenda in modo uniforme. Ma lei stesso non è convinto della necessità di una guerra quando parla di una guerra dei numeri? Perché in questo modo lei ammette che la guerra risolve per qualche tempo anche il problema della sovrappopolazione. E in modo radicale. Il problema della sovrappopolazione potrebbe lasciare il campo a quello dello spopolamento. La liberalizzazione dell'aborto vi avrebbe posto rimedio con minor dolore di una guerra mondiale. Ma la morale dominante non lo ammetterebbe mai. Né io mi sono mai illuso che lo facesse, dato che la morale dominante
ammette soltanto che dei padri di famiglia che il caso non è ancora riuscito ad ammazzare si trascinino per il mondo mutilati ed affamati, e che le madri mettono al mondo dei figli per farli dilaniare dalle bombe sganciate da un aereo. Non vorrà affermare che cose simili accadono per la volontà di qualcuno? No, peggio, per caso. Non ci si può far nulla, ma la cosa succede, e lo si sa. Rincresce, ma succede. Si penserebbe che un'esperienza ormai abbastanza ricca in questo campo abbia finalmente fatto capire a chi ordina la strage aerea e a chi la deve eseguire che quando si mira a colpire un arsenale, regolarmente viene centrata una camera da letto e invece di una fabbrica di munizioni, una scuola per fanciulle. Fa male al cuore sentirla parlare così. Vuol dire veramente intestardirsi a vedere la meschinità in un'epoca che anche ai più miopi non può non apparire grande. Penso che lei abbia ragione, ma sono cose, lo sai Dio, che vede soltanto lei. A noi sfuggono e perciò vediamo il futuro in una luce più rosea. Lei le vede e perciò esistono. Il suo occhio le evoca e poi le vede. Perché sono miope. Riconosco i contorni e la fantasia fa il resto. E il mio orecchio sente rumori che gli altri non intendono. Rumori che mi disturbano, la musica delle sfere. E anche questa gli altri non la intendono. Ci rifletta su. E se non arriva da sola a una conclusione, mi chiami. Con lei parlo volentieri. Vorrei presentarmi con lei davanti al pubblico, al quale per ora posso dire soltanto che taccio. E cosa taccio? Che sarebbe? Sarebbe questa guerra, se non ucciderà i buoni, probabilmente costruirà un'isola morale per loro, che erano buoni anche senza la guerra, ma tramuterà tutto il mondo circostante in un grande retroterra dell'imbroglio, della labilità e del più inumano tradimento del Signore, giacché il male continuerà ad agire in essa e al di là di essa. In questa guerra, la guerra d'oggi, la civiltà non si rinnova, bensì si salva dal boia col suicidio. Questa guerra d'oggi non è altro che uno scoppio della pace! E la pace non può porvi fine! Può terminarla soltanto la guerra del cosmo contro questo idrofobo pianeta! Lei è un ottimista! Lei crede e spera che il mondo finisca! No! Il mondo trascorre soltanto come il mio incubo, e quando morirò sarà tutto finito! Dorma bene! Edizione straordinaria! Rispost! Edizione straordinaria! Schiacciante sconfitta degli italiani! Edizione straordinaria! E così io raccomando questa trincea che intende ricreare con straordinaria fedeltà davanti agli occhi del rispettabile pubblico la vita di una vera trincea. Alle nobili finalità della patriottica assistenza di guerra. E rivolgo a Sua Altezza Imperiale l'umilissimo invito a dichiarare aperta la trincea. Tra le personalità civili sono stati notati tra gli altri Angelo Eisner von Heisenhoff, Flora Dub, Ludwig Riedel, il consigliere di corte Gomberts e signora. Salve! Tu, ancora a Vienna, ma non t'hanno preso? Sono andato in alto loco e mi sono arrangiato.
Tu piuttosto che ci fai ancora a Vienna, ma non t'hanno preso? Sono andato in alto loco e mi sono arrangiato. Naturale. Naturale. Che giovani gagliardi, li ha visti? Sul ring potrei mettere insieme un battaglione. Roba da pazzi, è uno sconcio. In Francia hanno degli imboscati. Ehi, lei ce l'ha con me? Con lei? Ma se non la conosco nemmeno, mi lasci in pace? Ma signori, signori, vi prego, questo signore parlava degli imboscati in Francia. Non è il caso di scaldarsi tanto. Voi non siete francesi. Ah, beh, se le cose stanno così, se non si parlava dell'Austria, mi sarò sbagliato. E tanti saluti. Quella cosa degli imboscati in Francia, quello lì nella fattispecie aveva pensato che si riferisse a lui. Probabilmente era un francese che se l'è svignata e ora se ne sta qui a fare le sue porcherie, chi lo sa. Guardi, mi gioco la testa, quello è un disertore, se non una spia. Ha la stessa impressione anche a me. Comunque sia, che cose succedono nei paesi stranieri? Per esempio, tanto per restare in Francia, non hanno richiamato i rivedibili? Figurarsi, i rivedibili. Ma non è tutto, li mandano anche al fronte. Ho letto qualche cosa sull'arruolamento dei rivedibili in Francia. A Londra, sì, mi hanno detto, hanno una buffonata, una trincea. Ho letto recentemente un buon resoconto sulla presse. Su, il principe di Galles in trincea. Naturalmente lui al fronte non c'è mai stato. Quelli giocano alla guerra. Comunicato del Ministero della Guerra. L'Imperial Regio Ministero della Guerra concede il 18 agosto prossimo venturo come speciale giorno di festa a tutti i lavoratori occupati nelle aziende impegnate nella fabbricazione ed elaborazione di munizioni, nonché nella produzione di materiale per il trasporto bellico. I giornali socialdemocratici lo stampano sotto l'orgoglioso titolo «Riconosciuto lo sforzo dei lavoratori». E quanti di questi lavoratori saranno infelici per essere stati premiati soltanto con un giorno di libertà? Naturale. Invece di avere la soddisfazione di venir tolti dalla fabbrica. Non c'è dubbio. Per avere finalmente l'opportunità di provare al fronte quelle munizioni che in fabbrica debbono soltanto produrre. L'opportunità di andare al fronte, la massima aspirazione che un mortale... La condizione essenziale richiesta sembra per l'appunto la mortalità. Muoiono dalla voglia di andare al fronte questi nostri giovanotti sotto i 50. Le classi più anziane non sono ancora state richiamate. Ha detto proprio oggi, richiamati in Italia i 19enni. Basta il titolo a dirtela tutta la paurosa verità. No, ma che mi dice, ragazzi così giovani, ora da noi tocca ai 50enni, se non sbaglio, soltanto per le retrovie, si intende, al fronte ci sono ancora abbastanza 49enni. In Francia stanno già richiamando i 48enni. Insomma, gente con i capelli grigi avranno esaurito le classi più giovani. A marzo noi tireremo fuori i 17enni. Che bellezza! Lei ritiene dunque che l'invio al fronte sia considerato la suprema ricompensa? Sì, signore, lo credo. E naturalmente ritiene anche che venga concessa come tale, ossia come premio supremo. Ma certo! Sembra che abbia perduto la parola. Infatti, e perciò posso rifarmi, non già con parole mie, bensì citando il testo di un comunicato. L'ha preso da un giornale? No, non potrebbe essere pubblicato. Avrebbe l'aspetto di uno spazio bianco. Però è stato affisso in quelle aziende industriali che, grazie al beneficio di venir poste sotto la tutela dello Stato, hanno saputo scrollarsi di dosso ogni malcontento della classe operaia. 14 giugno 1915 è giunto a conoscenza del Ministero della Guerra che il comportamento degli operai di numerose aziende industriali sottoposte alla legge sulla produzione di guerra lascia notevolmente a desiderare dal punto di vista disciplinare e morale. Insubordinazione, insolenza, ribellione ai dirigenti e ai capi reparto, resistenza passiva, danneggiamento intenzionale dei macchinari, abbandono arbitrario dei posti di lavoro, eccetera. Sono delitti
contro i quali si dimostra inefficace in molti casi anche l'applicazione dei procedimenti penali. Ma certo! La gente non vede l'ora di partire per il fronte! Questa distinzione viene loro negata? No! Viene loro offerta! Quei lavoratori che sono soggetti al servizio militare e che sono stati identificati come istigatori di quelle azioni che cadono sotto la sanzione penale, dopo l'escussione giudiziaria del caso, scontata la pena, non dovranno più essere destinati alle imprese, bensì trasferiti al più vicino distretto militare. Ho soltanto due figli! Ho soltanto due figli che purtroppo non sono ancora in grado di fare il militare, tanto più che uno, per nostra disgrazia, è una bambina, così devo accontentarmi di un surrogato, immaginando che il mio ragazzo sia già al fronte e che naturalmente sia già caduto da eroe. Dovrei vergognarmi come una ladra se fosse diversamente. Se, per esempio, fosse tornato a casa illeso, mai e poi mai potrebbe stare nelle retrovie. Anche se lì non è difficile che capiti qualche pallottola vagante. Questa fantasia che per me è la migliore consolazione e che difendo contro ogni dubbio. I dubbi infatti io li respingo senza difficoltà. Questa fantasia, dicevo, io me la coltivo durante le ore in cui il mio caro Ottmar ha da lavorare, quindi sono sempre occupata, tranne quella mezz'ora di tempo che mio marito si prende per mangiare. Quanto è questo mangiare? Anche qui, da brava massaia, ricorro alla fantasia. Oggi eravamo ben provvisti, c'era di tutto, avevamo un buon brodo, fatto coi dadi per minestra, Excelsior, cacao Hindenburg con panna, un gustoso surrogato di arrosto di vitello con surrogato di rape e uno sformato di patate alla paraffina. E un passato alla casalinga, tutto cucinato con la pentola ABU. Si intende una massaia tedesca, sa il suo dovere verso il marito in quest'ora grave, ma gloriosa. Anche troppo presto verrà la pace corrotta, quando si tornerà a spendere per delle sciocchezze. Speriamo che la guerra duri ancora tanto da poter modificare le cose anche in questo senso. Ora bisogna tener duro, e più a lungo dura, più son contenta, ce la faremo. Non c'è giorno che passi che non ci porti una notizia che fa battere il cuore più forte, come dice Amy Lennon. 3.000 inglesi morti al fronte. Non c'è melodia più dolce per le mie orecchie, come mi solletica piacevolmente i nervi, piena di allegria e di speranza. 3.000 inglesi morti al fronte risuona persino nei miei sogni e mi ronzo per il capo come una carezzevole melodia. E come amo la meravigliosa Annie Vote con la sua stupenda moglie del soldato, che così annuncia al marito la nascita di un marmocchio. Grazie a Dio
un altro soldato! Mammina! Mammina! Mariuccia non vuole fare la morta! Abbiamo giocato all'accerchiamento, poi alla guerra mondiale! Ho bombardato con successo la sua postazione! Adesso lei non vuole fare la morta! Non è vero, non è vero! È una menzogna nemica! È tipica della Reuter! Prima ha preso la mia postazione avanzata e ora mi attacca! Sui fianchi! Io ho agevolmente respinto l'attacco e ora dice... Mariuccia è una bugiarda! Il suo contrattacco è stato rintuzzato dal nostro fuoco! E ora si procede a smidare gli ultimi inglesi! 5 dei nostri non hanno fatto ritorno! Combattimenti più intensi nella zona di Smorgon! I miei figli! Abbiamo che non hanno l'età per morire per il Kaiser o per sacrificarsi in altro modo per la patria, hanno anche lo svantaggio di non essere venuti al mondo appena scoppiata la guerra, altrimenti io avrei chiamato il ragazzo Vilno e la bambina Varsavia oppure Hindenburg e Zeppelina! Ma eccoli, miei fringuelli! Papà, nel Berliner Tageblatt c'è una notizia del VTB. La guerra ha provocato una soddisfacente diminuzione della mortalità infantile. La guerra sarebbe diventata in realtà un fattore di ringiovanimento, ma spiegami, papà, come mai la guerra fa addirittura diminuire la mortalità infantile? La diminuzione della natalità dovuta alla guerra. Ma che dici? In questo caso ci dovrebbero essere meno lattanti e non di più. Chiudi il becco. La diminuzione della natalità dovuta alla guerra è stata, almeno in parte, compensata dalla migliore assistenza ai nuovi nati. Sciocchezze! In guerra c'è una tale confusione. Com'è possibile che i nuovi nati siano assistiti meglio che in tempo di pace? Da dove prendete il latte? Vuoi star zitto? Soldo di cacio? No. No. Non mi puoi più chiamare così. Ma dico, e poi perché no? Soldo di cacio. Caro mio, sono già grande abbastanza per essermi dimenticato come è fatto. Ammanettarli! Bastonarli! Arrestarli! Arrestarli! Mandarli al fronte! Questo possiamo fare! Non c'è altro, non c'è nient'altro da fare! Finché mi è possibile, io ci provo con le buone! Ma come dobbiamo fare se questi cani dei sindacati non la piantano di aizzare dibattiti sulla situazione degli operai? La questione alimentare, ma come si fa ad andare avanti? Stato giuridico, condizioni di lavoro, riforma del diritto di lavoro in tempo di guerra. Finché si può ci provo con le buone, ma come si fa se questi cani dei sindacati non la piantano di aizzare,
dibattiti sugli operai, la questione alimentare. Ma come si fa ad andare avanti? Stato giuridico, condizioni di lavoro, riforma del diritto di lavoro in tempo di guerra. Dalla legge sulla produzione di guerra sulla produzione militare, e da quella sulla milizia popolare, abbiamo spremuto tutto quel che c'era da spremere. Non abbiamo niente da rimproverarci. Il più bello è successo nell'agosto con del 14, con i fabbri e i meccanici. La mattina guadagnavano ancora a cottimo le loro sei corone. A mezzogiorno hanno passato la visita. E sono stati graziosamente informati. E ormai erano militari. Erano al posto di lavoro a fare le stesse cose per la paga militare. Erano di nuovo al posto di lavoro a fare le stesse cose per la paga militare. Nessuno ha affiatato. Quando li portano via dal lavoro, per le strade, con le baionette inastate, è già un bel esempio. Senza farli lavar prima. I capelli rapati, anche se uno deve star dentro solo 24 ore. Il costo del vitto detratto dalla paga. Nessuno di questi signori ha avuto più da lamentarsi. Ecco fatto. Fino ai gas, ai carri armati, ai sommergibili, ai cannoni che sparano a 120 chilometri di distanza, è giunta al punto che l'esercito dovrebbe essere destituito dalle forze armate per viltà di fronte al nemico. Partendo dal concetto dell'onore militare, il mondo dovrebbe giungere alla pace perpetua, già che cosa abbia a che fare col valore e l'ardimento la scoperta di un chimico che già di per sé disonora la scienza. E come la gloria delle battaglie possa essere attribuita a un'offensiva gloriosa senza soffocare nel gas della propria vergogna è l'unica cosa che ancora non si riesce a scoprire. Ma non è indifferente quale arma porti la morte? Naturalmente, per un'umanità che ritiene indispensabile per la vita che ci si ammazzi a vicenda è indifferente il modo in cui si procede. La strage è la cosa più pratica. Il coraggio che l'uomo acquista con l'arma, forse l'acquista anche la massa, ma degenera in viltà se l'uomo non è più visibile per la massa, e si riduce poi a bassezza quando anche per l'uomo la massa non è più visibile. Ecco dove siamo arrivati. Ma per quel decreto del diavolo che è rintracciabile nei laboratori, si andrà avanti ancora, quando i nemici si saranno reciprocamente, continuamente superati, i carri e i gas lasceranno il campo ai batteri e non ci si opporrà più al concetto liberatore che le pestilenze, prima semplici conseguenze delle guerre, possono essere usate come strumento di guerra. Thank you.
di molti medici delle case di cura risuona una nota di disperazione quando descrivono la fame dei ricoverati che cercano di trangugiare i rifiuti, i torsi di cavolo e tante altre cose immangiabili pur di placare i morsi tormentosi della fame! Quest'uomo è il caso più singolare che mi sia capitato finora. Una sorte benigna lo ha portato a me dalla camera di sicurezza, poiché evidentemente è impossibile che sconti tutti gli anni di reclusione che i suoi delitti avrebbero meritato. Si è dovuto, nolens volens, fare appello alla psichiatria. Quest'uomo ha espresso l'opinione che la Germania si troverebbe in una situazione alimentare insoddisfacente. Tutti riuniti, i signori imboscati. Sosò, niente storie, ci arriviamo subito, un momentino. Allora, si procede? Cos'è? Manca l'alta tensione oggi? Di corsa! E vogliamo vedere chi sono i simulatori degli imboscati. Quello è un caso molto sospetto, il numero 5. C'è un solo rimedio, quello che prescriviamo nei casi estremi. Via! Sotto il fuoco di sbarramento. Sì, signore, la cosa migliore è mettere tutti gli psicopatici in un vagone blindato e sbatterli sotto un bel fuoco di sbarramento. Dimenticherebbero i loro disturbi e tornerebbero ad essere abili per il fronte. Passerebbero tutte le nevrosi. Quest'uomo desidera la vittoria finale della Germania. Signori, quest'uomo soffre dell'idea fissa che la Germania sia spinta alla catastrofe da una ideologia criminale. Ritiene che siamo perduti, a meno che, proprio al culmine della nostra marcia vittoriosa, non ci dichiariamo sconfitti. Che la colpa è del nostro governo e delle nostre autorità militari, certo non di quelle inglesi, se i nostri figli debbono morire. Vi ho illustrato questo caso, illustri colleghi della medicina interna, perché voi possiate tentare di influenzare il paziente riferendogli le vostre esperienze sullo stato di salute della popolazione tedesca in tempo di guerra. Dal suo tipo di reazione, io mi riprometto di completare il suo quadro clinico, se non di correggerlo in quella direzione in cui si potrebbe accertare la sua responsabilità criminale. Se fra di voi c'è uno dei 93 intellettuali, lascio la sala. Ma guarda! Signori, vi prego di considerare questo parossismo non tanto un insulto quanto un sintomo. Ma prego ora lo stimato collega Boas di voler tentare col paziente. Ho dichiarato più volte e lo confermo di nuovo che le restrizioni alimentari non hanno affatto nuociuto alla salute del nostro popolo. Si vede che fa la spesa al mercato nero. Ah! Prego, collega, che ne è della mortalità infantile? Un punto che ricorre di continuo nella fantasia del nostro paziente. È ampiamente dimostrato che non si può parlare di un effetto negativo delle condizioni alimentari sulla mortalità infantile. E non si deve parlare, caro signore. L'accresciuto benessere e il diffondersi di un'alimentazione di lusso hanno rovinato la nostra salute. Oggi invece milioni di uomini sotto il peso delle privazioni hanno ritrovato la via della natura e il gusto di una vita semplice. Preoccupiamoci che gli insegnamenti
della guerra di oggi non vadano perduti per le generazioni future. Bravo! Per quanto riguarda la futura generazione della Germania, io la vedo venire al mondo rachitica. Bambini già infermi, felici coloro che sono morti in guerra, perché quelli nati in guerra porteranno le protesi. Io prevedo che questa follia del tener duro, questa miserabile fierezza per le perdite altrui che contraddistingue gli uomini tedeschi, questa perversa condizione di spirito di una società che respira una gloria organizzata e che si nutre dell'autoinganno, lascerà dietro di sé una Germania mutilata. Ma è uno scandalo! Vergogna! Basta! Poiché Alfidi Enicin vengono imputati due reati, questi dovrà subire la pena di morte per qui. Con riguardo alla gravità dei reati attribuiti a Fiedor Brib, questi dovrà subire la pena di morte per sesto. Pedro Zuss dovrà subire per ultimo la pena di morte inflittagli a causa della gravità della sua colpa. Questa corte ha deliberato che la sua pena è la più grave e che quindi debba subire per ultimo la pena di morte inflittagli. L'udienza è chiusa. Dio sa che muoio innocente. Quanti gradi ci saranno? Sui 30. Ah. Potete slegarlo. Giù, nella buca. C'è abbastanza puzza e umidità? Signor sì. Ha già un bel febbrone? Signor sì. Doppia sentinella. Avanti. Niente da mangiare e niente da bere per questo porco. Ah, e che non vada al cesso. Né di giorno né di notte. Tanto non avrà bisogno. Allora? Come ieri, eh? Chi ha qualcosa da dire lo spacco in due. Non credi, anche tu, che sarebbe più da cristiani se invece di questo qui ci fosse lui? Ci ho ripensato. Vediamo un po', fuori il galeoffo. Oh, forza! Forse non può più, signor tenente! Perché? Che cos'ha? Oh, avanti! Fuori il porco! Vuoi darla a bere, eh? Il porco fa solo finta. Dategli dei calci nel sedere. La fai correre, porco! Non è ancora crepata questa carogna. Sì, proprio ora. Morte per congelamento. Vani i tentativi di rianimazione. La cosa più incresciosa è che non ha avuto da mangiare. Bisogna arrangiare la faccenda in modo che nessuno possa darci fastidio. Ma non c'è dubbio, il materiale umano è esausto e malato. Niente altro che minestra in scatola e quella fa male alla salute. Devo ammetterlo, La fame, le botte, la catena non bastano più a riaccendere la voglia di combattere. Ma che si deve fare?
quanto ai maghi possiamo dire di aver fatto tutto il possibile. Scriverò al padre una lettera. Gentile signore il Mache, con la presente adempio al triste dovere di informarla dell'improvviso decesso di suo figlio, il fuciliere della guardia Karl il Mache. Il medico ha constatato una colite emorragica. Durante la sua breve malattia suo figlio ha ricevuto ogni cura e la migliore assistenza medica. E col defunto noi perdiamo un valoroso soldato e un caro camerata di cui piangiamo con dolore la dipartita. I suoi resti mortali riposano nel cimitero di Dolski, eccetera. Oh, cosa facevi? Agli ordini, signor maggiore. Ero sellaio. E non hai ancora imparato che devi guardarmi negli occhi? Cane, cani tutti quanti, figlio di una cagna. Oggi, tanto per cambiare, si saluta da sciattoni. Sì, 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 sì. Se la pigliano comoda, lor signori, a letto e in patria. Ma proprio per questo oggi sono qui, tra di voi. Ufficiale medico, tiri su questa gente perché ho una comunicazione importante ed esemplare da fare. Si tratta della nuova disposizione relativa ai saluti militari, non qui in ospedale, ma per quando gli uomini saranno di nuovo in piedi, in modo che ci si avvipino prima di tornare al fronte. Allora, attenzione, disposizione relativa ai saluti militari. Il saluto militare deve essere sempre reso con la massima energia, assumendo la posizione prescritta. A ogni superiore va reso il prescritto saluto quando questi si trovi a meno di 30 passi dal sottoposto o inferiore di grado. E questo saluto va effettuato portando con movimento sciolto il braccio destro verso la testa, con il palmo della mano rivolto verso il viso all'altezza dell'occhio destro, in modo che le punte delle dita chiuse tocchino la visiera del copricapo, nel caso di berretto senza visiera, il bordo del berretto. Se il soldato porta qualcosa nella destra, saluterà con la sinistra. Se ha entrambi le mani occupate, il saluto verrà effettuato con un vigoroso movimento del capo. Ora, per quanto riguarda altre forme di saluto ormai invalse, come ad esempio sollevare la destra con il palmo all'infuori verso destra con le dita allargate, il toccare la visiera con l'indice sovente davanti al naso, il saluto con la sigaretta o il sigaro, pipa corta, cosiddetta scaldanaso, tenuta nella mano che saluta, o addirittura in bocca. Tutte queste forme, dicevo, sono severamente proibite. Quei militari che non effettuano il saluto secondo le norme o che per qualsiasi motivo le tralasciano incorreranno in severe sanzioni. Quindi ficcatevelo bene in testa che chi non porta con movimento sciolto il braccio destro verso la testa, con il palmo della mano rivolto verso il viso all'altezza dell'occhio destro, in modo che le punte delle dita chiuse tocchino la visiera del copricapo, nel caso di berretto senza visiera il bordo del berretto, potrà esserci costretto. Ficcatevelo bene in testa, questo valga come esempio. Ora, i sottufficiali verranno con voi a fare esercitazioni di saluto. Non voglio sentire lagnanze. Insomma, ma che cosa volete? Il mangiare non mi manca. La minestra, quell'ottima verdura secca, anche una tazza di tè. 6 centesimi al giorno senza dover lavorare. E se fate i bravi? Insomma, vi danno anche la protesi, ma su che un po' di saluti prima di ripartire. Non hanno mai ammazzato nessuno. Ma allora, cosa vuole?
coincidenza un caso così. È impossibile. Ma come facciamo a sapere se suo figlio è morto? O è stato ferito? O fatto prigioniero? Deve rivolgersi al Ministero della Guerra italiano. E poi tra un poco sono le tre. Un po' di comprensione. L'orario è finito, è una roba. Allora che c'è? Dunque, guardi, posso dirle una cosa in privato. Se sono 6 settimane che lei non ha più notizie di suo figlio, stia pure tranquillo che è morto. Sì, ma... Oh, non c'è ma che tenga. Ma dove andremo a finire se in certi casi? Immaginare bene che ce ne sono migliaia. Siamo in guerra, caro signore. E anche il cittadino deve fare un piccolo sforzo. Ma guardi noi che stiamo seduti qui. Stiamo qui al nostro posto. E poi, caro signore, lei lo saprà bene, ma glielo dico di nuovo in via confidenziale. Per un soldato non c'è ambizione, non c'è ricompensa maggiore che morire per la patria. Quindi, arrivederci. E tanti saluti. Per gettare uno sguardo nell'animo del soldato, basta... Leggere una lettera dal fronte, specialmente una di quelle che l'autore è riuscito in qualche modo a far passare tra le maglie della censura. Ciò malgrado se ne desumerebbe che la massima aspirazione di ognuno è battersi bene e che il senso del dovere viene prima della nostalgia della moglie e dei figli. Oppure verrebbe orrore di fronte al crimine smisurato di questi furfanti che hanno causato, ovvero prolungato la guerra. Il crimine rappresentato dall'intromissione anche in uno solo di questi milioni di destini, da ogni singola felicità fatta a pezzi, calpestata dalla preparazione di questa torturante attesa di sciagure che a casa, nelle trincee, dura da anni, di un'ansia che trema davanti al silenzio e che teme qualunque segno di vita come un messaggero di morte. Una sposa diviene madre, una madre muore e colui che questi fatti toccano più da vicino se ne sta da qualche parte, in mezzo al fango, per la patria. Sembra che il motivo generale del ritardo della posta diretta all'interno sia il fatto che ora non si applica più la censura, ma ci si limita a tenere ferma la posta per far sì che gli eventi la superi. Io provo in vari modi ad alleviarmi questo periodo che è duro, terribile. Ma tutto è inutile. Se penso molto a te, divento ancora più triste. Se cerco di distrarmi dopo, mi prende una tristezza maggiore.
La soluzione è vivere alla giornata per far passare il tempo più in fretta, perché ogni giorno che passa ci porta più vicini l'uno all'altra, e questo noi non dobbiamo dimenticarlo. Sono ancora sotto l'impressione dell'ansia che oggi provavo per te, ma voglio scrollarmela di dosso e darmi tutto alla speranza di ricevere buone notizie da te domani. Se ci penso, che ora potrei stare vicino a te, vedere il tuo caro visino, parlare con te dei giorni futuri che sempre più suggelleranno la nostra felicità, e pensare che noi eravamo così felici, così intimamente uniti e legati, che uno senza l'altro è perduto, senza di te. Sono così misero e meschino. Qualche volta non mi riconosceresti neppure. Ci stringeremo fra le braccia fino a svenire, fino al delitto, da non poterne più d'amore. Amore. Non poterti essere accanto. Non mi sarei mosso dal tuo fianco durante le ore difficili che ti aspettano. E tutto per te sarebbe stato più facile. Così lontano. Così lontano da te. In queste giornate. Perché? Perché non posso stare adesso con te? Scaldarti e darti forza. E darti forza col mio amore. Con il mio amore sconfinato. Non so trattenermi. Ora ho gli occhi bagnati e quasi non vedo quello che scrivo. Dio mio. Non poterti stare vicino. E non c'è speranza. Ora non ci mandano a casa né alla riserva, ma in qualche ospedale. Mi sono venuti tanti capelli grigi da non poterli più contare. Ma ti amo. Vicino o lontana. Ti amo. Ti amo. Indicibilmente. Follemente. Ebbene, costui torna a casa e trova la moglie e il figlio che stanno bene. La patria vuole altrimenti. Qui viene al mondo un uomo. Là ne cade un altro. Non ho mai letto niente di più triste, di più vero, di questa ultima lettera, di uno che divenne padre nel momento in cui moriva. Amatissimo sposo, ti informo che sono caduta in fallo. Io, caro sposo, non ci posso far niente. Spero mi perdonerai tutto quanto ti dico. Sono incinta di un altro. Io so che tu sei buono e mi perdonerai tutto. Lui mi ha convinta dicendo che tanto non tornerai più dal fronte. E poi ho avuto il mio momento di debolezza. Tu conosci la debolezza delle donne. E non puoi far altro che perdonare. Tanto ormai è successo. Io credevo che ti fosse capitato qualcosa perché sei stato 3 mesi senza scrivere. Mi sono presa un bello spavento quando ho ricevuto la tua lettera e tu eri ancora vivo. Mi fa piacere. Però, perdonami, caro Franz, forse il bimbo muore e allora tutto torna come prima. Quel tizio non lo voglio più, ora che so che tu sei vivo. Da noi, a Postabitz, tutto è carissimo. Meno male che tu sei via, almeno al fronte il mangiare non ti costa nulla. I soldi che mi hai mandato mi servono. Moltissimo. Un altro saluto dalla tua indimenticabile moglie. Apposta, bis! Anna? Forse è della mia Anna. Oddio! Sì.
A Vienna si è sparsa la voce che in Austria si stanno spargendo delle voci. Deve essere sotto qualche cosa se persino il governo ha reso noto che si stanno spargendo delle voci. Il governo diffida espressamente dal prestare fede a queste voci e dal diffonderle. Se l'avessimo sentito così, soltanto come una voce, allora... Sa che cosa penso? Glielo dico in confidenza. Le voci riguardano la... A vita. Ma cosa mi dice? Io ne so ancora di più. Chi diffonde queste voci vuole minare la fede che la popolazione ha in essa. Che mi dice? Si dice persino che ogni volta al loro nascere queste voci si sentano contemporaneamente in posti diversi e dunque... È giustificabile l'ipotesi che si abbia a che fare con una... organizzazione delle voci. Così dicono, ma in fondo sono soltanto delle voci. Chi può averlo saputo con tanta precisione? Su via, contemporaneamente, in posti diversi. Si dice anche che la diffusione di queste voci sia un tentativo da parte dei nostri nemici di gettarci nel caos. L'ho sentito anch'io. Si dice addirittura che queste voci facciano parte dell'arsenale dei nostri avversari. Sa una cosa? Sì. Io vorrei sapere che razza di voci sono. Che voci vuole che siano? Che razza di voci? Passano di bocca in bocca. Ma nessuno sa dire. Edizione! Edizione straordinaria! Edizione straordinaria! Noie fraie feste! Raifo! Edizione straordinaria! Edizione straordinaria! 208 fotografie di cadaveri. Mi accreditano a sufficienza presso i posteri. Non dubiteranno che io sia stata nel bel mezzo delle azioni eroiche. Ma per poterle offrire un esempio, perché lei veda che cos'è la vera descrizione di una battaglia, io le voglio leggere le frasi salienti della mia prossima corrispondenza. Prendo le mostre dalle 70 batterie che sparano in 4 gruppi così suddivisi. Uno si concia per le feste la fanteria, il secondo l'artiglieria, il terzo le postazioni della riserva, il quarto blocca le vie d'accesso, quindi stia a sentire. I combattimenti nei boschi sono il più orrendo degli orrori, ci si crede accerchiati. E invece i rinforzi arrivati nel frattempo hanno già fatto un ripulisti. Ripulisti? Stia a sentire. Che gioia! Una cassa di uova tedesche! Non credo bene! Una cassa di uova tedesche! Così vengono chiamate quelle piccole bombe a mano che si possono scagliare come fossero sassi! Oh, ho capito! Uno ha avuto una pallottola nel braccio, a un altro scoppiato il timpano, il tenente quasi sordo barcolla, uno accanto a lui ha uno shock nervoso, gli uomini si avventano sulla terza linea, poi i reparti d'assalto avanzano sui due lati e la ripuliscono. I metodi cambiano continuamente. Il più nuovo di tutti è quello dei reparti d'assalto e del ripulisti delle trincee. Nelle retrovie si prepara un campo di addestramento fatto su modello del fronte reale per insegnare a ripulire le trincee sotto il fuoco vero. Se c'è da svolgere una missione speciale, questa viene provata in tutti i particolari, come a teatro. La missione più facile, naturalmente, è il ripulisti normale. In testa hanno due lanciatori di bombe a mano. Lanciata la bomba a mano, il gruppo si precipita intorno al pontile. Poi la fanteria che viene dietro occupa le trincee ripulite, ossia conquistate. Ma mi dica, lei tutto questo l'ha visto coi suoi occhi? Se sapesse quante altre cose le potrei raccontare. Non ho mai visto tanti cadaveri. Si lavora giorno e notte per seppellirli tutti. Qualche oca, scappata dalla gabbia distrutta, passeggia ora allegramente in mezzo al fuoco tambureggiante. Ebbene, che ne dice? Sono entusiasta. E se non ci fosse questo fatto della pulizia, nessuno si accorgerebbe che l'ha scritto una donna.
Cosa vuol dire? Voglio dire, il modo in cui lei descrive questo ripulisti, il fatto che lei dia tanta importanza alla pulizia delle trincee. Come? Come? Sì, la pulizia, come ne parla bene? Dilettante! Ripulire vuol dire massacrare! Non mi dica! Voglio mandare la mia corrispondenza! E perché no? Solo le consiglio di cancellare la frase finale. La frase finale? Qualche oca, scappata dalla gabbia distrutta, passeggia ora allegramente in mezzo al fuoco tambureggiante. Dovrei cancellare questa frase. Sì. Perché? Così. Ma mi dica perché. Ma proprio non lo sa. Cosa? Che l'ufficio stampa militare ha deciso... Ma che cosa? Di autorizzare d'ora in avanti, oltre a lei, un altro paio di donne corrispondenti di guerra. Grazie. Da casa d'Austria. Nel mondo alla mia nascita un sacco c'era di guai. Bisogna qui infischiarsene, io subito pensai. Un singolar bailamme, quello che allor c'è stato. Come mi tocca vivere, nulla mi risparmiato. Se fosse stato concesso all'imperatore Francesco Giuseppe di vivere più a lungo... Ma lei trascura il fatto che a lui è stato concesso di vivere più a lungo. Ma l'imperatore non è morto l'anno scorso. Anche se potesse indurmi a credere alla morte di Francesco Giuseppe... Non credo in alcun modo che sia mai vissuto. Mai nella storia del mondo una così forte non personalità ha impresso il suo marchio su tutte le cose, le forme. 70 anni di rammollimento del cervello, del carattere, di una serie di popoli che potevano stare insieme solo a questo prezzo, forse nemmeno a questo. Ecco il contenuto di questi giorni di governo: un appiattimento, un incialtronimento, una corruzione di tutti i valori più nobili di una stirpe che non hanno precedenti nella storia del mondo, soprattutto per la mendacità con la quale, in virtù dell'unico progresso di quest'epoca, l'evoluzione della tecnica giornalistica, un'apparenza ha potuto venir piazzata davanti a una mostruosità, e la leggenda della giovialità ha potuto dispiegarsi sulla mortale realtà del vuoto. Come? L'imperatore della pace per eccellenza, quello che nella sua grande affabilità faceva tutto per i bambini, il re cavaliere, il buon vecchio di Schönbrunn, cui nulla è stato risparmiato. Così lei ne parla? E soprattutto ora che è morto? Proprio questa entità gioviale, benevola, cui nulla fu risparmiato e che proprio perciò nulla volle risparmiare al mondo, decretò la morte del mondo. No, era soltanto un pedante, non un tiranno. Soltanto freddo, non feroce. Era un lavoratore instancabile. Tra le varie condanne a morte ne firmò anche una che abbatté l'umanità. Ne ho fatto una canzone, lunga quanto la sua vita. Una melodia infinita che gli metto sulle labbra nel momento in cui fa il suo ingresso nel mio dramma sulla guerra mondiale. Questi tragici couplet, insieme a gran parte del dramma, li ho scritti nel 1915, quando cioè lui era ancora in vita. Se proprio insiste nel credere, amico mio sognatore, che ora regni su di noi un Carlo e non più Francesco Giuseppe. Thank you.
ancor più bella assai Berlino, o Vienna qui nel tuo vicino. Ma ancor più bella assai Berlino, un bel mondo e tu volentieri darei a quello scelto Benedino. Ma poi ci ripenso, sapete perché? Perché il sesso debole è debole ahimè. E perciò ho Vienna qui nel cuoricino, ma ancor più bella sei Berlino. Ho Vienna qui nel cuoricino, ma ancor più bella sei Berlino. Un bel rendezvous volentieri farei a quello scelto Benedino. Ma poi ci ripenso, sapete perché? Eccoci qua! Sì, vai a fare! Ora fai il male! È l'ultima volta! L'ultima volta, ci puoi contare? Anche per me! Scommettici quello che vuoi! Ma perché? Dimmi perché! Dimmi solo perché il Signore mi ha punito così! Proprio a me doveva dare tempo e castigo! Giusto a me che devo fare questa vita! Perché non è l'altro? Ho sfacchinato fino a notte fonda e tutto per te! Tu mi ammazzi! Con la tua beneficenza, con i tuoi comitati e sottocomitati assistenziali, le tue sottoscrizioni, che so io, e i concerti, e i salotti di cucito, e le sedute dove si sta sempre in piedi, e ogni giorno ospedali, Dio, Dio, che vita! A casa! A casa tua, ora da me! Non ne hai ancora abbastanza! Io non sto bene! Non ho forse dovuto aiutarti? Su e giù per le scale! Finché quelli hanno detto, ci lascerà una buona volta in pace quello lì! E tu sei diventato vicepresidente! Credi che abbiano bisogno di te? Tanto! Perché tu lo sappia! La tua carriera la devi tutta a me, a me, a me, a me! E anziché morto oggi potresti essere al suo posto, ma tu sei un incapace! Ecco cosa sei! Per l'amor di Dio, ti prego! Nella mia posizione già rischio abbastanza! Me ne infischio della tua posizione se non facciamo neanche un passo avanti! Perché sono corsa io, tu hai una posizione, ho galoppato io! Ne ho passate! Non sapevo più se c'era una riunione della Bunto, o un tè dalla Binert! La giornata dei fiori credevo che fosse per le madrine di guerra e non per i profughi! E c'era la prima di Korngold e poi sempre funerali, balli nelle corse, il guerriero, lo scudo! Quando hanno inventato il calice di guerra ti sei subito agitato! Ti conosco bene ma non ti avevo mai visto così! Hai voluto essere presente a tutti i costi! Di te non parli? La tua ambizione mi porterà alla tomba! Adesso ti dirò la verità! Perché non sei arrivata ad essere Flora Dunn? Oh! Solo per i tuoi cappelli una fortuna avrei dovuto! Flora Dunn! Mi metti tu! Hai questo coraggio a mescolarmi! Flora con la Dunn! Io una nata barda! E tu lo sai cosa sei? Un arrampicatore! Ecco cosa sei! Vieni dalla feccia! Ma poi ci ripenso, sapete perché? Perché il sesso è debole, è debole ahimè! E perciò ho Vienna qui nel cuoricino, ma ancor più bella sei Berlino. Ho Vienna qui nel cuoricino, ma ancor più bella è assai Berlino. Allora, cosa sarebbe?
la gloria degli eroi. Lo può desumere da questa critica teatrale. La vorrei sentir leggere da lei. Burtheater. La serata odierna al Burtheater era in onore delle vedove e degli orfani degli eroi di Ushetsko. Lo squadrone di riserva dell'Imperial Regio Reggimento Dragon Imperatore numero 11, tenente colonnello Ron, ha organizzato una rappresentazione di gala per le vedove e gli orfani dei camerati caduti presso Ushetsko. Tutti ricordano l'eroica, gloriosa prova dei dragoni imperiali sul fiume Dniestr. Essi difesero l'avamposto contro innumerevoli attacchi, sfidando forze preponderanti, finché, dopo mesi di aspri combattimenti, le masse del nemico poterono espugnare l'avamposto ridotto a un cumulo di macerie. I valorosi di Ushetsko sono stati salutati oggi sulla scena del Burtheater dal pubblico viennese, che ha tributato loro un caloroso omaggio. Questo bel pensiero di festeggiare gli eroi di Ushetsko era la base del prologo scenico scritto per l'occasione dalla nostra squisita poetessa Irman von Effer. Essa ha ambientato la vicenda nei luoghi degli aspri combattimenti. E il pittore Ferdinando Moser ha rievocato con mano felice sulla scena il paesaggio del Dniestr davanti al caposaldo, alle cui spalle il Dniestr si snoda nel crepuscolo lunare come un nastro d'argento. Sono accampati i dragoni imperiali e molti di quelli che questa sera animavano la scena poco tempo fa si trovavano ancora in mezzo alla paurosa battaglia del Dniestr. La maggior parte di essi portava le meritate decorazioni. E dopo la fervida allocuzione, il capitano Zamorski, un eroe di Ushetsko, ha cantato il nuovo inno del reggimento. I soldati sulla scena si inginocchiarono e intonarono l'inno nazionale, cui si unì anche il pubblico. Applausi scroscianti. Il sipario dovette alzarsi varie volte e la sala strapiena osannò agli eroi, che ringraziarono con un vigoroso saluto militare. Al prologo scenico seguì la messa in scena del Mangiadonna di Eisner, con Fritz Werner e Betty Mira nei loro ben noti brillanti ruoli. No! Non può essere vero! E perché mai? Non può essere vero! Mi dica che è roba sua. Che tutto questo è roba sua. La ringrazio. È roba mia. Standola a sentire, si direbbe che quella rinascita spirituale che tutti attendevano, in realtà non sia mai avvenuta. A momenti lo credo anch'io, ma credo anche che l'affare sanguinoso che i rappresentanti di commercio tentavano di rendere più allettante, prospettando quella rinascita spirituale, finirà nella più grande bancarotta a cui questo pianeta abbia mai assistito. È strano, non c'è un fiammifero che si accenda. E per via dell'ultimatum alla Serbia. Dico che non c'è un fiammifero che si accenda. E io dico perché si è riusciti ad appiccare il fuoco al mondo. Ma una volta che ci sia la pace, allora comincerà la guerra. Ma tutte le guerre sono terminate con una pace. Questa no! Questa non si è svolta alla superficie della vita. No! È imperversata dentro la vita stessa. Il mondo perisce e non lo si saprà. Tutto quanto era ieri lo si sarà dimenticato. L'oggi non si vedrà e non si temerà il domani. Si sarà dimenticato che si è persa la guerra, dimenticato di averla cominciata, dimenticato di averla combattuta. Ecco perché la guerra
non finirà! Ma una volta che ci sia la pace! Non ci si sazierà più della guerra! Lei ha da ridire persino sull'avvenire! Io sono e rimango un ottimista! I popoli, sbagliando, disimparano! Anzi, sparano! Berliner Zeitung, edizione di mezzogiorno. La polizia chiude! I primi profumi della primavera. Facendo girare il cannone si sente un rumore come se delle vere granate volassero sopra la testa. La polizia chiude il vecchio delle veneri maschili. Nella Deutschstrasse. Cerini. Posizione. Esatto, impiegato da un albero nella foresta per trasformarsi in un giornale, ha fornito al proprietario di una cartiera dello Harz lo spunto per un interessante esperimento. Alle ore 7:35 fece abbattere nella vicina foresta tre alberi, i quali, eliminata la corteccia, vennero trasportati nella locale fabbrica di cellulosa. La trasformazione dei tre tronchi in pasta di legno fluida avvenne così rapidamente che già alle 9:39 il primo rotolo di carta da stampa usciva dalla macchina e già alle 11 antimeridiane il giornale veniva venduto per strada. Quindi erano state sufficienti 3 ore e 25 minuti perché il pubblico potesse leggere le ultime notizie stampate sul materiale tratto dagli alberi, sui cui rami gli uccelli
avevano cinguettato al mattino. Sono dunque le cinque. La risposta è arrivata. L'eco della mia sanguinosa follia e nient'altro se non questo suono mi giunge ormai dalla creazione devastata. Questo suono col quale 10 milioni di moribondi mi accusano di vivere ancora. Io, che avevo gli occhi per vedere il mondo così, con uno sguardo che l'ha colpito e l'ha fatto diventare come io lo vedevo. Se è stata giustizia del cielo che accadesse, è stata però un'ingiustizia non annientarmi prima. Ho meritato questo appagarsi della mia angoscia mortale di fronte alla vita. Che cos'è che prolifera nelle mie notti? Perché sono stato prescelto soltanto per riabilitare Tersite e non anche per disonorare Achille? Perché non mi è stato dato il vigore per abbattere il peccato di questo pianeta con un colpo d'ascia? Perché non mi è stata data la forza intellettuale per costringere l'umanità stuprata a mettersi a gridare? Perché il mio grido di risposta non è stato più forte di questo stridulo comando che ha avuto il potere sulle anime di un globo terrestre? Io conservo documenti per un'epoca che non li comprenderà più o che vivrà così lontana da quanto accade oggi che dirà che ero un falsario. Ma no, non verrà il tempo di dir questo, perché quel tempo non ci sarà. Ho scritto una tragedia il cui eroe soccombente è l'umanità, il cui conflitto tragico, essendo quello tra mondo e natura, finisce con la morte. Ahimè, poiché non ha altro eroe che l'umanità, questo dramma non ha nemmeno altro ascoltatore. Ma di che cosa perisce il mio eroe tragico? È un eroe che perisce in conseguenza di una situazione che ha operato su di lui come ebbrezza e insieme come costrizione. Ci sono dei colpevoli? No. Altrimenti ci sarebbero dei vendicatori. Altrimenti l'eroe umanità si sarebbe sottratto alla maledizione di essere schiavo dei propri strumenti e martire della propria necessità. Per cosa siete morti? Se nel momento del sacrificio aveste saputo del profitto che cresce malgrado... No, anzi, col sacrificio, e di questo si ingrassa. Già che mai, prima dell'irrisolta guerra delle macchine,
ci sono stati profitti di guerra così scellerati. E voi, vincitori o vinti, avete perso la guerra, che è un guadagno per i vostri assassini. E se qualcuno avesse sussurrato al diavolo che nel primo anno di guerra, nel primo anno, una raffineria di petrolio avrebbe realizzato un aumento del profitto netto del 137% sul capitale azionario totale? L'istituto di credito, un guadagno netto di 19 milioni? E gli usurai della carne, dello zucchero, dell'alcol, della farina, della gomma, della lana, del ferro, dell'inchiostro e delle armi sarebbero stati risarciti 100 volte della svalutazione del sangue altrui? E il diavolo avrebbe fatto propaganda per una pace rinunciataria. E per questo siete stati 4 anni nel fango e nell'acqua. Volevano che restaste in vita, perché non avevano ancora rubato abbastanza nelle loro banche, mentito abbastanza nei loro giornali, vessato abbastanza nei loro uffici, strapazzato abbastanza l'umanità. Non avevano ancora ballato fino alle ceneri e alla quaresima, questo grande carnevale tragico dove gli uomini sono morti sotto gli occhi della corrispondente di guerra e i beccai sono diventati filosofi honoris causa. Se uscissimo sani da questa avventura, per quanto afflitti, impoveriti, invecchiati, e la magia di un supremo taglione ci desse il potere di chiamarli a rispondere uno per uno, loro, i caporioni del crimine universale che sopravvivono sempre, e potessimo rinchiuderli nelle loro chiese e lì, come hanno fatto i vecchi serbi, estrarre a sorte una condanna a morte ogni 10, ma poi non ucciderli, no, schiaffeggiarli e dir loro: come, non sapevate, non immaginavate che a seguito di una dichiarazione di guerra, tra le possibilità innumerevoli di orrore, di vergogna, c'è anche quella che ai bambini manchi il latte e ai cavalli la biada? Come, non misuravate la sventura di una sola ora di angoscia per una prigionia che dura degli anni? Di un sospiro della nostalgia, dell'amore lordato, conculcato, assassinato? E non vi siete accorti come la tragedia si trasformasse in farsa? Ovvero, per la compresenza della mostruosità attuale e dell'antico delirio formalistico, in operetta! In una di quelle ributtanti operette di oggi, il cui testo è un insulto, la cui musica è una tortura! Al riparo della tecnica, l'isteria sopraffà la natura. La carta comanda l'arma. Le rotative avevano fatto di noi degli invalidi, già prima che ci fossero le vittime dei cannoni. Non erano già stati evacuati tutti i regni della fantasia quando quel manifesto dichiarò la guerra alla terra abitata. Non che la stampa abbia messo in moto le macchine della morte, ma ci ha svuotati i cuori da non poterci più immaginare come sarebbe stato. Ecco la sua responsabilità nella guerra. E del vino della sua lussuria tutti i popoli han bevuto, e i re della terra hanno fornicato con lei, e noi cademmo per colpa della puttana di Babilonia, che in tutte le lingue del mondo ci persuase che eravamo nemici e che ci doveva essere la guerra. E voi sacrificati non siete insorti contro questo piano? Voi laggiù, voi assassinati, voi buggerati, non siete insorti contro questo maneggio?
Avete sopportato la libertà e il benessere degli strateghi della stampa, dei parassiti e dei buffoni, al pari della vostra sventura, della vostra coercizione. Non avete disertato verso la guerra santa per liberare noi dell'interno dal nemico mortale che ogni giorno ci bombardava il cervello di menzogne. Hanno venduto la vostra pelle al mercato, ma anche dalla nostra. Il loro senso pratico si è ritagliato il suo portafogli. Ma voi avevate le armi e non avete marciato su questo retroterra. Non avete fatto dietrofronte da quel campo del disonore per fare una guerra più onorevole, per salvare noi e voi. E morti? Non risorgete dalle vostre fosse? Per chiamare quella genia a rispondere? Per comparir loro nel sonno con la faccia stravolta che avevate morendo, con la maschera cui la vostra giovinezza è stata condannata da questa regia della demenza. Alzatevi dunque e andate loro incontro. Destate il loro sonno col grido della vostra agonia. Sono stati capaci di abbracciare delle donne nella notte che seguì alla giornata in cui gli avevano scannato. Salvateci da loro, da una pace che ci porta il contagio della loro vicinanza. Salvateci dalla sciagura di stringere la mano a giudici militari reduci, di incontrare carnefici tornati in borghese. Aiuto! Voi trucidati! Aiutatemi! Che non debba vivere tra uomini che ordinarono che dei cuori cessassero di battere, che delle madri incanutissero. Quanto è vero Iddio, soltanto un miracolo può porre rimedio a questa atroce vicenda. Destatevi da questa rigidità. Fatevi avanti. No, non per la vostra morte, ma per quel che avete vissuto. Voglio vendicarmi su coloro che ve l'hanno imposto. Ho fatto di loro delle ombre. Quelle ombre che essi sono e che volevano bugiardamente trasformare in parvenza. Li ho spogliati della carne. Ma ai pensieri della loro stupidità, ai sentimenti della loro malvagità, al tremendo ritmo della loro nullità, io ho dato dei corpi e li ho fatti muovere. Se si fosse registrata in un fonografo la voce di quest'epoca, la verità esterna avrebbe smentito quella interna e l'orecchio non avrebbe riconosciuto né questa né quella. È così che il tempo rende l'essenza irriconoscibile e sarebbe disposto ad amnistiare il più grande delitto che sia mai stato commesso sotto il sole, sotto le stelle. Io ho salvato l'essenza. Il mio orecchio ha scoperto il suono delle azioni, il mio occhio il gesto dei discorsi e la mia voce, laddove si limitava a ripetere, ha citato in modo che la nota fondamentale venisse fissata per tutti i tempi. E se i tempi non ascoltassero più, ascolterebbe un essere al di sopra di loro? La tragedia che si compone delle scene dell'umanità che si decompone, io l'ho presa su di me, perché lo spirito che ha pietà delle vittime la ascolti, quando anche abbia per sempre rinunciato al contatto con un orecchio umano.
riceva esso la nota fondamentale di quest'epoca, l'eco della mia cruenta follia che mi rende corresponsabile di questi rumori. La faccia valere come redenzione? La settimana passata, però, sappiate che Marte i rapporti spezzò, il vostro pianeta a estirpare, siamo pronti e decisi, con tutti quanti i suoi fronti, coi suoi temerari vermi terrestri. Ufficiali! Dopo una lotta quadriennale senza precedenti, violato contro le forze preponderanti del mondo intero, torturato, resistito, reso gli uomini schiavi, io ripongo la mia fiducia nel mio Stato Maggiore. E qui, con i nostri onnipotenti alleati, dunque, io brindo alla salute dei nostri onnipotenti, io brindo che qui vediamo nel segno della provata inconcescibile, la sua maestà il Kaiser di Germania, il Kaiser di Germania è viva di armata, dove tutte le nazionalità sono pacificamente rappresentate. Abbiamo ufficiali tedeschi e boemi, abbiamo polacchi e croati e ufficiali rumeni, e ci sono anche quelli di confessione ebraica. Alcuni di questi signori ufficiali non li conosco ancora. Strano nome, simpatico! Di Vienna! Poemo? Rumeno! Italiano? Poemo! La zona d'avvicinamento è battuta da un bombardamento a tappeto! Idioti! Postazioni distrutte dall'artiglieria! Questi idioti ti rovinano anche i più bei successi! Nella via! Facciamo finta! Nefanta niente! E assassina! Nella loro
sentitisi indegni della luce divina, dandosi al raggio dei soli e degli astri battaglia e ottenendo vergogne e disastri, uniti nel crimine. Oh, che cosa ci servi? Agli ordini, eccellenza. Fino al nord. Bombe a mano. Sono delle cassate, ma da noi si chiamano bombe a mano. Galleria! Qua, accidenti voi austriaci, siete gente gagliarda. Prima la minestra del boia, poi patè del macello con sanguinaccio. Grazie, signori, io vi ringrazio. Ora basta con queste note solenni. Si affonda, questi festeggiamenti ce li riserviamo per la vittoria finale. Tutta l'artiglieria è stata abbandonata. Le truppe sono demoralizzate. La cavalleria nemica ci incalza da vicino. Cosa? Quei vigliacchi! Quei vigliacchi! Quei porci di trincea! Di trincea! Ora una delle vostre liete canzoni austriache, ora, del vostro meraviglioso Lehar! Ora un'altra delle vostre liete canzoni viennesi, del vostro meraviglioso Lehar, che tanto ci ha rallegrati sul fronte occidentale! Il menù ci ha promuovuto noi un giorno per cena! Hanno estorto e rubato, come libri han mentito. La propria follia a mo' di cibo inghiottito. Abietti di cuore, ancorché tracotanti, di due e sifilide rappresentanti, cacciatori di teste. Storia di una esecuzione con estrazione di denti, roba del genere. Tutto è nato dal fatto che aveva da impiccare un sedicenne perché era un comitati. Allora lui chiese al medico di constatare se per caso non avesse già un dente nel giudizio e il medico disse di sì. Allora lui scrive 20 anni e lo impiccano. Dunque si è fatta di controllare. Arriverà il famoso balletto del vostro teatro imperiale? Sì! E la settimana prossima arriva un cabaret coi fiocchi! Merito mio, signor colonnello! Come sarebbe a dire? L'idea è stata mia! Ma mi sono subito accorto che lo zoccolo era sporco di merda. E quello dice no, lo zoccolo è pulito, deve essere successo uscendo dalla stalla. Beh, io prendo la sciabola, tolgo la merda dallo zoccolo e gliela spalmo sul muso a quel porco. Bravo! E c'era. Guardi il generale, che cosa le avevo detto? Signor maggiore, sa dirmi a che punto è la battaglia? I nemici hanno lanciato un'offensiva. I nemici hanno fatto leggermente ripiegare le prime linee. Speriamo che riusci a tu a cosa stai pensando? Pensatore! Sto pensando sai proprio io adesso la gamba c'è andato per nome. Hai giocato a Brigio a Baccarà, eh? Che culo che avevi! Ora lo hanno proposto e sapessi che effetto. Ma quel che ho il petto io! Che fianchi! La smetta! Che un uomo terribile! Sempre lui! Con le sue porcherie! La massa tossica schizza via e produce.
denuncia piaghe purulente con un'escrezione, come un vero scopo. Le avanguardie nella divisione in ritirata hanno già raggiunto la località sede... Quei parci! Che cosa? Quei hanno fatto? Parci di questi trincea! Cani di trincea! Ma dove? Dove? Dove erano le mitragliatrici per spingerli avanti? Questi porci di trincea! Per Dio! Sono cose che capitano solo a noi! Che fine ha fatto la nostra superiorità nell'artiglieria? Figliacchi! Figliacchi! Tutto tira via. Dopo 4 anni di lotta senza pari, esemplare, contro una forza preponderante, danno l'esempio, la nostra gloria, danno l'esempio, la nostra gloria. Sulla testa, signori. Non possiamo né dobbiamo, proprio ora, alla vigilia della vittoria finale. A testa alta, possiamo signori, e dobbiamo. E non possiamo perderci l'animo, signori. Proprio ora, alla vigilia della vittoria finale. Non possiamo e non dobbiamo perderci l'animo. E non possiamo a testa alta, alla vittoria finale. Signori, non perderci l'animo. Facciamo davvero, la vostra ci appare una stella cadente, il nano marziale osservammo alla lente, fu dura la prova, ora udite il verdetto, l'idea di annettervi sia lungi da noi, perderemo prestigio a contatto con voi, al vostro possesso rinunciamo fermamente e l'affare sbrighiamo sai ben diversamente. Nel cosmo abbastanza voi avete parlato. Già l'eternità il suo corso è iniziato, perché al fin sulla vostra ancor trepida terra la vittoria finale ponga fine alla guerra e perché in alcun modo non sia contrastata. Con grande successo l'abbiamo bombardata. Dio è con noi, ce la faremo. Ecco che alla fine arrivano anche qua dentro. Oh no! Passati! Continuate a suonare! Le nostre pietanze non erano riuscite sul piatto quest'oggi. Noi altri avevamo condite per bene all'uso tedesco, verdura essiccata e granate anni prima. Puntate per la gioia dell'esercito, calcolate, vi rivoltiamo ormai la schiena come lembri inquadrate, sottoposte a eroiche brame. Ci infettò il vostro valore, rose in volto ci fioriscono, la sifilide è anche in fiore. Oggi tutti ci disprezzano che le vesti abbiamo cascanti, ma col tempo cresceremo. Un dì, un'orda infurierà, 1000 anni di terrore sull'intera umanità. Oh capitano, convoca la corte. Non sarà mai del Kaiser la mia morte. Tu del Kaiser non sei che lo scherano. Da morto più non saluto, capitano. Quando sarò vicino al mio signore, sotto di me avrò l'imperatore e me ne riderò del suo comando. Dov'è il paese? Là mio figlio sta giocando. Scorgo
un uomo caduto per divino volere. Qui anche noi abbiamo da compiere il nostro dovere. Questi sono tempi cupi, di svaghi non è l'ora. L'abito non fa il monaco, ma nemmeno la suora. Fango, dolore, morte non fa più differenza se non c'è il sesso. Onore all'intera discendenza. Alla sembianza mia, la tua fosse abituata. Io non so chi tu sia, o maschera graziata. Giunti al colmo d'orrore, adempiendo il dovere, non ci è dato conoscerci e nemmeno vedere. Non abbiamo diritto ad un sesso, ad un volto, il nostro dovere, volto e sesso, ci ha tolto. Ostacoli e rimpacci. Con gli anni che abbiamo non c'è da scherzare, corriamo il pericolo di farci ammazzare. È roba da piangere, son proprio stizzito, la fine è nel mondo, siamo in guerra, capito? Da fonti speciali ci amiamo informare e quel che interessa è il particolare. La gente ci sguazza, il dettaglio è pregiato, la sorte di noi è ben comunicato. Mi torno, guardate, mi fasci, dottore, lasciate, lasciate. Yeah.
togliere in fine la finale vittoria e al fin finire con infinita gloria. La nostra strategica intatta potenza ricorre agli estremi poteri della scienza. Amica, credeteci, è un mare di guai, voi morti dovreste compiangerci assai, se un dì risultasse che in vano penammo, chi rischia la pace la rischia il suo danno. Iniziato perché